Cari ascoltatori di Radio Bate, qui in diretta dal Giffoni Film Festival con Federica. Federica, come stai? Molto bene, grazie. Com'è essere qui al Giffoni Film Festival, che è la patria dei giovani? Anche tu sei molto giovane, quindi con molti tuoi coetanei. Allora, in realtà è veramente un onore di essere qui e non me l'aspettavo, anzi, quindi è stata anche in realtà una sorpresa. Sì. E sono arrivata oggi, quindi sto scoprendo adesso tutto quello che c'è, come ho organizzato e niente, quindi sono super contenta di potermi esibire qui stasera. Tu sei una cantante, quindi ti chiedo, come è nata la tua passione per la musica? Allora, in realtà io canto da quando sono piccolissima, da quando ho circa 4 anni. Non so se hai seguito la mia storia d'amici, in realtà non ho mai proprio studiato musica, cantavo per, diciamo, per una mia passione personale, per il gusto di farlo e questa cosa me la sono portata sempre avanti da sola, in realtà, e questa passione è nata perché perché anche da piccola, anche da così piccola, in realtà la musica mi faceva tanto emozionare. Okay. Quindi mi suscitava felicità, mi suscitava tristezza e questa cosa mi teneva legata alla musica. E quindi l'ho portata avanti nel tempo e fino a che non ho fatto i provini ad amici e poi ho iniziato a studiare e sono andata avanti così. Siamo alla patria del film e quindi io ti chiedo, qual è il tuo film preferito? Allora, questa è una domandona. E guarda, posso andare su un classicone e ti dirò il Titanic. Ok. Sono una romanticona. Un'ultima domanda. Il tema di Giffoni è indispensabili. Cos'è per te indispensabile nella vita? Nella vita? Sì, per essere felice. Allora, questa è anche una grandissima bella domanda importante. Per essere felice, per me è indispensabile l'amore. Io sono una di quelle persone che non riesce a stare senza. Okay. E mi sto emozionando. Non piangere, mi fa sentire in colpa. E in realtà sono anche una persona che cerca sempre il controllo, quindi anche questo lo trovo un po' indispensabile per me nella mia vita. Ti ringrazio. Scusami, purtroppo quando tocco certe cose... Tranquilla. Ti chiedo un saluto agli ascoltatori di Radio Base. Vi mando un saluto, ragazzi di Radio Base, e niente, spero Noi ti auguriamo il meglio. Grazie mille, davvero.